Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In quarantena, come tutti sapete, purtroppo siamo in quarantena, tutta l'Italia è ferma e io ho approfittato di questo stop, diciamo così, per armeggiare un po' alla nuova arrivata, che se non avete visto il video di presentazione ancora andate a vedere. E niente, come avete letto dal titolo, purtroppo è andato tutto a rotoli. E adesso vi spiegherò il perché. È andato tutto a rotoli semplicemente perché con tutto questo trambusto avevo in questi giorni degli appuntamenti per concludere con, insomma, gli sponsor per poi partecipare alla Coppa Italia. Bene, dato tutto questo trambusto è andato tutto a quel paese, quindi è finito, diciamo, il mio sogno di ricominciare per quest'anno. Sarà per il prossimo. Quest'anno me lo prenderò come anno sabbatico, mi allenerò tanto visto che è la mia prima 1000 e ci sarà da farsi i muscolotti per tenerla a bada. Quindi quando tutto si riprenderà, magari insomma, se il campionato viaggia e insomma riparte tutto alla normalità, vedrò se riuscirò almeno a fare una tappa. Mi piacerebbe farla al Mugello. Comunque vediamo, intanto avrò da allenarmi tanto, quello è sicuro. E niente, e poi l'altra parte del titolo, check up completo al CBR. Vi faccio vedere semplicemente perché tutto il necessario per fare un bel tagliandino, olio 7100 Motul 1040, olio dei freni, ops, eccolo qua, Motul 660 RBF, che sarebbe quello ad alte temperature, filtro dell'olio, questo è un altro pacco che poi vi farò vedere, e una corona, perché siccome la prima pistata che farò sarà a Magione, io sotto ho una 42 e ho deciso di montare una 44 visto che Magione è molto corta come pista. E niente, quindi adesso direi bando alle sciance e incominciamo ad armeggiare. Allora, come prima cosa andiamo subito a smontare la vasca qua sotto, in modo tale da poter lavorare bene sotto, dove c'è praticamente la vite di spurgo dell'olio, che andrà aperta per far spurgare tutto l'olio, filtro dell'olio, eccetera eccetera. Quindi andiamo a smontare questa. Dopo aver smontato questa vi farò vedere come si fa. Ok, vasca smontata, come vedete. Adesso andiamo a mettere in moto la moto, fate anche il giochetto di parole, e in modo tale da farla scaldare un po' per poi far defluire meglio l'olio a motore caldo. C'è chi dice di farla a motore ghiaccio, a motore caldo, insomma io ho sempre fatto a motore caldo, in modo tale che l'olio è un attimino più defluibile. Ok, motore scaldato, adesso andiamo a prendere la bacinella dove far defluire l'olio e andiamo a smontare la vite di spurgo dell'olio. Ok, olio sta defluendo, come vedete la bacinella è quasi piena. Niente, adesso andiamo a smontare il filtro dell'olio, così almeno defluirà anche un altro pochino d'olio. Sono munito di questa fascia, non si vada a stringere, a meno che non avete il filtro come ho comprato io, quello della High Flow Racing, che praticamente ha il dado in fondo e potete svitarlo da quello, ma qui sotto c'era montato un filtro normale, quindi ci vuole questo. Allora, ora andiamo a prendere il filtro dell'olio e prima di metterlo andiamo, anche se è già un po' unta di suo, però si va a mettere un pochino d'olio di quello nuovo, andiamo a metterlo qui intorno alla guarnizione in modo tale da ungerlo un attimino meglio, e dopodiché lo andiamo ad abitare al posto del filtro vecchio. Andiamo a restringere la vite di spurgo dell'olio, non troppo perché sennò c'è il rischio che si spacchi il carter. E ora andiamo a ricaricare l'olio. Io arriverò a 3 litri e dopodiché scendo la moto dei cavalletti in modo tale da fare un livello fatto bene. Ok raga, olio cambiato, bello fresco, passiamo ai freni. Quindi andremo a levare tutto l'olio vecchio dalle boccette delle pompe del freno, sia posteriore che anteriore. Metteremo quello nuovo, vi faccio vedere come si fa lo spurgo dei freni in modo tale da mettere tutto l'olio nuovo e far passare l'olio nuovo. Abbiamo messo un tubicino qui collegato, come vedete qua, allo spurgo, basta leggermente più stretto del diametro della poppetta dello spurgo. Dopodiché con una 8 andiamo ad allentare questo, che è lo spurgo, in modo tale da pompare a vuoto praticamente, far uscire l'aria e dal circuito dell'impianto frenante uscirà tutto l'olio. Ovviamente adesso in circolo ci sarà ancora l'olio vecchio, quindi diamo un paio di pompate, lo richiudiamo, facciamo entrare in pressione la pompa, poi dopo lo riapriamo in modo tale da far arrivare l'olio nuovo e farlo spurgare un pochino qua. Pompando va giù l'olio dal serbatoio, come è giusto che sia, aperto lo spurgo. Quindi man mano che andate avanti, mi raccomando, non fate rimanere il serbatoio vuoto, altrimenti vi entrerà l'aria nel circuito, nel freno, nel tubo dei freni, e quindi poi sarà un bel problema farlo uscire del tutto. Pompate e fate uscire l'olio nuovo. Tanto basta farlo un paio di volte per pinza e riabboccate sempre la pompa il serbatoietto della pompa del freno. Si va a fare anche lo spurgo direttamente alla pompa, in modo tale da non lasciare aria nemmeno lì dentro. Tubo collegato qua, quello che avevo fatto vedere prima, e adesso andiamo ad aprire la valvoletta qua, il dadino di spurgo, e andiamo a fare un paio di pompate anche lì. Alla pinza dietro, cioè la pompa dietro, a togliere allentare, ecco, il fermettino qua, si svita il tappo, solito lavoro della pompa davanti, si va a togliere tutto il liquido dei freni vecchio, si rimette quello nuovo e facciamo lo spurgo qui, svitando, mettendoci il tubo come prima, svitando, dando un paio di pestate, facendo entrare in circolo l'olio nuovo. Ora andiamo a fare la sostituzione della corona e andiamo a mettere la 44 denti, visto che la prima pistata è a Magione, quindi una pista corta ci vuole una corona più grossa per avere un attimino più di tiro. Quindi niente, procediamo qui a smontare il perno ruota, dopodiché levare la ruota, smontare la corona, si dà anche una controllata parastrappi se sono in condizioni dock o meno. Ebbene sì raga, abbiamo finito tutto, corona montata, olio dei freni e spurgo fatti, spurgo pompa fatto, dell'olio, cambio filtro olio, quindi la moto è pronta, anche se siamo in quarantena non si può usare, però è prontissima per la sua prima pistata. Con questo sguardo molto accattivante io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentare con qualsiasi domanda, condividetelo con chi volete e non dimenticatevi qua sotto di iscrivervi al canale. Mi trovate anche su Instagram come FastMike06. Come sempre, gas a martello e ci vediamo nel prossimo video.